La base di San Damiano è da ieri ufficialmente Comando Aeroporto di Piacenza. Una realtà nuova che anche nelle parole del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, il generale Enzo Vecciarelli, resta a disposizione delle esigenze primarie dell'aeroporto e delle iniziative della comunità locale. Parole inconsuete per una struttura militare che hanno subito suscitato stupore e interesse nei presenti, soprattutto nei sindaci dei comuni della zona, primo fra tutti Giancarlo Tagliaferri, primo cittadino di San Giorgio, sul cui territorio insiste la base. Sicuramente una delle richieste che faremo prossimamente al comandante Cappuccio sarà quello magari di scendere insieme sul problema della sicurezza, su vari altri temi, praticamente di vedere se c'è la possibilità di utilizzare anche qua un po' del personale della base. Oltre al coinvolgimento del personale in attività di sicurezza per il territorio, Tagliaferri spinge sulla proposta di trasformare la base in un centro per la protezione civile. Piacenza credo sia, San Damiano in particolare, credo sia uno degli aeroporti dove davvero è un peccato vedere tutte quelle apparecchiature, anche già solo lo stato della pista che è perfetto. C'è un aeroporto completamente efficiente che poi non viene più utilizzato, questo sinceramente è un grave danno anche per la collettività, quindi l'idea di poterlo utilizzare anche per la protezione civile è un'idea che in meraviglio non sia venuta anche nelle altre sfere. Una soluzione, conclude il sindaco, che è forzatamente subordinata al completamento della tangenziale di San Giorgio. Noi sindaci, in particolare io e il sindaco di Podenzano, abbiamo chiesto l'interessamento per andare a Roma, direttamente anche a colloquio con Del Rio per sollecitare la ripresa dei lavori, e stiamo attendendo che venga fissato un appuntamento.